Presidente, lei ha curato tutto quanto ed è il presidente del movimento che sta organizzando questa manifestazione. In che cosa consiste? E innanzitutto voglio dire sì, sono il presidente, ma la cura del tutto è sempre tutto il movimento, tengo a precisarlo. E consiste in circa una quarantina di cornici che artisti di tutto il mondo, invece di operare sulle tele come si fa normalmente, hanno operato sull'esterno, sulle cornici, in maniere diverse e rispettando l'impatto ambientale, quindi impatto zero. Il parco farà da tela di sfondo, quindi il parco si mostra perché nelle sue bellezze e tolfa cenà sicuramente è lo sfondo migliore da dare a tutti questi lavori e quindi una maniera di fare un intervento nel sociale e contemporaneamente di ricordare ancora una volta quanto sia importante il rispetto. Questo bisogna tenerlo sempre presente anche per tutte le categorie come gli artisti. Sì, sarà presente Legambiente a testimoniare questo evento e noi come Movimento Artisti Arte Per impegnati nel sociale abbiamo fatto nascere questo Parco Si Mostra già in una prima iniziativa che è stata a Roma al Parco della Cellulosa. Devo ringraziare la Cassa di Risparmio, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che ci ha ospitato e soprattutto il Comune di Tolfa nelle persone del Sindaco Luigi Landi e l'assessore Cristiano Dionisi che ha permesso la realizzazione di questa manifestazione. Il collaudo tra cultura e ambiente che cade in una giornata importante come il 30 settembre. Assolutamente sì, 30 settembre, giornata mondiale dedicata all'ambiente, 2012 anno cittadino dell'ambiente per Tolfa e quindi ci fa davvero piacere ospitare questa iniziativa proposta dal Movimento Artisti Arte Per che già aveva partecipato a Tolfarte ed aveva avuto modo di portare a Tolfa delle iniziative dall'altissimo impatto culturale e molto innovative, iniziativa appunto supportata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, quindi proseguiamo nel nostro impegno a portare sviluppo a Tolfa, nella nostra bellissima cittadina, attraverso la cultura e invitiamo tutti i cittadini del comprensorio appunto a venire domenica alle ore 17 presso i nostri giardini comunali. Sindaco, un lavoro costante quello di Tolfa che va avanti ormai da un po' di anni, la cultura sempre in primo piano. Indubbiamente, è un lavoro ormai costante, continuo, perché credo che per dare incisività, dare forza e soprattutto ottenere dei risultati importanti bisogna veramente avere grande forza di volontà, grande spirito di dedizione, ma soprattutto ecco, avere costantemente la voglia di fare iniziativa. Questa è un'iniziativa sicuramente originale, ma è un'iniziativa che nasce da questa fusione tra la cultura originale, artistica e l'ambiente. Io credo che uno dei valori più importanti di questa amministrazione sia proprio portare avanti una sintesi tra quelli che sono i nostri valori ambientali e tradizionali e quelli che sono degli aspetti culturali ed innovativi che fanno parte un po' dell'originalità e soprattutto della capacità umana di produrre qualcosa di diverso. Allora, nella nostra villa comunale domenica pomeriggio assisteremo sicuramente a una realizzazione innovativa ma soprattutto ad una grande opportunità di stimolo intellettivo. Credo che in questo momento questa cosa sia veramente interessante e soprattutto serva proprio per tenerci in forma, tra virgolette, ma stimolati a guardare avanti con fiducia, con trasparenza, con coerenza, mettendo al centro l'ambiente e la cultura. Evento possibile anche grazie al contributo della Fondazione Caricib. Presidente, lei ha sempre mostrato, lei e la sua fondazione avete sempre mostrato maggiore attenzione agli eventi culturali e sociali. Questa volta si parla di cultura e di ambiente. Sì, di cultura e di ambiente, ma noi abbiamo mostrato attenzione a tutti i settori di nostra competenza. Devo dire che siamo molto lieti delle iniziative che produce quotidianamente, oserei dire, Tolfa,
tutte iniziative di grande rilevanza, sia culturale che, come diceva lei, sociale e ambientale, quindi sempre sociale. Noi siamo vicini a questo comune, come lo siamo vicini a tutti, e vorremmo sempre di più che certe iniziative avessero un valore più sinergico, cioè che ci fosse sempre più un contatto fra i vari comuni del nostro di competenza della Fondazione, affinché si possano, andando avanti, fare sempre più progetti qualitativi che possano lasciare un segno e possano veramente dare un qualche cosa per le popolazioni del territorio e a livello culturale, anche perché no, a livello commerciale, a livello turistico. Quindi noi su questa strada stiamo anche attenti a recepire tutte le istanze che fanno le varie amministrazioni comunali, speranzosi che qualche cosa si muova sempre di più e si arrivi a traguardi veramente importanti. Grazie a voi.